Bene amici di Restaurant World, benvenuti in questo nuovo video recensione, molto rapida spero, con un nuovo prodotto sempre della casa TP-Link. Parliamo dell'RE355, un range extender dual band con velocità fino a 1200 megabit, divisa sulla banda da 5 GHz e sulla banda da 2,4 GHz, 867 megabit per quella da 5 GHz e 300 megabit per quanto riguarda quella da 2,4 GHz. Sicuramente farò anche il video di configurazione, che potete trovare sempre nella lista dei video sul canale di Alessandro Tech World. Ma prima di parlarvi di questo prodotto, prima di mandarvi alla sigla, volevo farvi vedere la foto di oggi. RE355, un range extender davvero molto interessante, soprattutto non solo per il prezzo, perché costa 18,90 euro, neanche arrivare a 19 euro, un prodotto con due antenne esterne N300. Ma qual è la particolarità di questo prodotto? Ragazzi, ha delle caratteristiche davvero molto interessanti. Questo non ha, quindi lo lasciamo da parte e a breve recensione e configurazione di questo. Tutte e due al 100%. Con questo R355, con Alessandro Tech World, vi lascio alla sigla. Eccoci qua ragazzi per la recensione di questo RE355, che è un prodotto AC 1200 megabit. L'ho testato per circa un buon mesetto, vi posso dire che è un prodotto davvero molto interessante, funziona veramente bene. Okay, ma andiamo a vedere prima la confezione di vendita e poi vi spiego un attimino questo prodotto. Nella parte frontale questo, nel lato sinistro della confezione abbiamo, vedete, delle diciture che parlano del design compatto, le antenne esterne pubblicizzano il fatto di una configurazione molto semplice che vedremo poi nel video di configurazione dedicato. Abbiamo poi degli indicatori di segnale che ci indicano appunto se il segnale ricevuto dal range extender è sufficiente o meno. Abbiamo poi la porta gigabit, che poi vedremo meglio quando andremo ad unboxare il prodotto. Dietro abbiamo una sorta di vignetta che vi fa capire come si può, diciamo, posizionare il prodotto all'interno dell'abitazione. Vedete, ad esempio qui c'è il modem router, la copertura arriva fino a qua, il range extender l'amplifica ancora. In realtà io l'avrei fatto su posizione verticale piuttosto che orizzontale, il modem router la, per esempio, mettere qui e qui il range extender e qua la copertura ampliata all'ultimo piano, per esempio in mansarda, perché sarebbe stata sicuramente una cosa un po' più credibile. Tant'è. Nella parte destra invece abbiamo diverse specifiche, quali per esempio il contenuto della confezione. Abbiamo poi delle specifiche riguardanti il range extender in questione, come per esempio il fatto che funziona con qualsiasi router, il fatto che per esempio è dual band, il fatto che per esempio ancora è molto facile da configurare tramite VPS. Abbiamo poi anche la gigabit port e tutta una serie di cose. Eccolo qua il prodotto, andiamo subito ad aprirlo, facciamo una cosa molto veloce perché tanto c'è poco da dire riguardo a questo range extender, ormai tutti i range extender sono uguali, ma la resa è differente. Dopo andremo a parlare anche di resa a livello di copertura wireless e quant'altro. Vedete, questo è il range extender, ma non demordete perché le antenne non sono ancora aperte e vi lascio sulle spine, ve le apro dopo. Questo è il tastino di... sentite che si schiaccia, è il tastino praticamente che serve per la configurazione del prodotto, quindi sostanzialmente lo premete sul modem router e poi lo premete qua per la configurazione, ma vi rimando al video di configurazione dedicato per questo prodotto. Dietro abbiamo alcune specifiche, come per esempio il nome della rete wifi quando lo accendete per la configurazione tramite il secondo metodo. Questa è la spina per inserirlo alla corrente, guarda. Guardate qua dietro che c'è, oltre a questa grata che garantisce una sorta di particolare reazione del prodotto, c'è l'antenna che si alza insieme alle due antenne laterali che si possono alzare così, oppure questa in mezzo per esempio si può alzare non tutta, magari si può alzare solo un pochino. Io l'avevo contro il muro, non potevo aprirla tutta, l'ho dovuta aprire diciamo quasi tutta tipo così, e queste antenne per esempio le potete anche piegare così perché rimane praticamente un pelino rialzata, non va più giù di così. Queste sono le tre spie che indicano appunto se il collegamento al modem router è avvenuto in 2,4 GHz o in 5 GHz e se il prodotto è acceso oppure spento. Se è acceso oppure spento perché? Perché di fianco
abbiamo la possibilità di, udite udite, spegnere i LED, quindi premendo questo tastino i LED si spengono, ma il funzionamento del prodotto è continuo. Qui abbiamo la possibilità di spegnere il prodotto, quindi senza staccarlo dalla presa. Qui il forellino di reset, ancora dei buchetti per far areare bene il prodotto. Qua il loghetto TP-Link, la parte è lucida, vedete? È tutta lucida lucida, sotto pulito. A sinistra abbiamo la Gigabit Ethernet, chiaramente in full duplex, con un profilatino in alluminio, questo ad indicare la cura del prodotto, e poi i due LED. A livello di manualistica, manualetto inutilissimo da lasciare da parte, un altro manualetto, un altro libricino con la garanzia, un altro libricino che vi dice che c'è il supporto tecnico di TP-Link. Ragazzi, ho trovato la Quick Installation Guide, peccato sia in lingua inglese, che vi spiega appunto come configurare con l'opzione 1, oppure se la girate vi spiega come configurarlo con l'opzione 2, tutta in inglese. Io non ve la faccio vedere, così seguirete il mio video. Vi devo parlare della copertura wireless di questo prodotto, mi sono dimenticato, mannaggia, fatemelo riprendere. Come notate, la ricezione wifi di questo prodotto devo dire buona, ma non eccelsa, diciamo, quindi sicuramente in linea bene o male con tutti gli altri range extender. Problematiche di funzionamento sinceramente non ne ho avute, semplicità di utilizzo come sempre, come TP-Link ci ha insegnato. Ormai abbiamo il tastino di VPS sia sul range extender che sul modem router, quindi l'installazione è veramente semplice. E niente, dai, per questo video è tutto, ciao ragazzi, al prossimo video da Alessandro Tech World. Questo video per spiegarvi la differenza tra range extender e powerline, quando usare uno, quando usare l'altro.